Le osteopatie congenite dismodellanti sono un gruppo di malattie sistemiche dello scheletro, trasmesse ereditariamente, aventi in comune un difetto di modellamento osseo della metafisi, dovuto alla mancata trasformazione della spongiosa primitiva in spongiosa secondaria e al deficiente riassorbimento attivo periferico dell'osso metafisario, per cui manca il tipico svasamento della metafisi sostituito da una particolare deformità a clava o a bottiglia della stessa. A livello della fisi, l'osso spugnoso neoformato, spongiosa primitiva, viene trasformato per riduzione numerica delle trabecole in osso spugnoso definitivo, spongiosa secondaria. In contemporaneità con l'allungamento dell'osso avviene un riassorbimento attivo periferico dovuto soprattutto agli osteoclasti, che provoca lo svasamento dell'osso della metafisi, conferendo al segmento diafisario la normale conformazione cilindrica. Nei difetti di modellamento, ma anche a questa demolizione periferica dell'osso e con l'accrescimento longitudinale, la diafisi assume un caratteristico aspetto soffiato, deformandosi a bottiglia. Il gruppo delle osteopatie congenite dismodellanti comprende displasia metafisaria familiare, displasia cranio-metafisaria, displasia fronto-metafisaria, osteodisplastia, disosteosclerosi, displasia oculo-dento-ossea e sindrome di Schwarz-Lehlek. Displasia metafisaria familiare o malattia di Pyle è un'anomalia anatomo-radiologica dello scheletro dovuta a un disturbo della morfogenesi ossea per mancato riassorbimento della spongiosa, caratterizzata da allargamento metafisario delle ossa lunghe, talvolta associato a sclerosi della base cranica. È rara e si trasmette con eredità autosomica recessiva. Le alterazioni ossee diventano significative verso il quarto-quinto anno, ma il riscontro è spesso più tardivo in relazione col decorso abitualmente asintomatico della malattia. I segni più importanti sono costituiti da valgismo delle ginocchia, talvolta associato a dolore, limitazione dell'estensione dei gomiti, ipotonia muscolare e fragilità ossea. L'intelligenza è normale, la statura tendenzialmente bassa. Il quadro radiologico è caratterizzato da osteoporosi di grado modesto diffusa a tutto lo scheletro, allargamento a clava o a bottiglia del distretto metadiafisario delle ossa lunghe senza interessamento dell'epifisi, scarsità o assenza di corticale in corrispondenza della zona espansa, mancanza di canale midollare nelle porzioni diafisarie limitrofe interessate dal rigonfiamento osseo, mentre in quelle non dilatate la costituzione morfostrutturale è normale. Sono possibili complicanze artrosiche ed esiste una discreta predisposizione alle fratture. Displasia metafisaria familiare. Ragazzo di 15 anni con osteoporosi generalizzata e corticali sottili, radio allargato nella parte distale ed ulna nella parte prossimale, valgismo delle ginocchia con tipica deformità delle metafisi a bottiglia. Displasia metafisaria familiare. Bambino di 11 anni, ispessimento moderato della base e della volta cranica, specie della porzione parietale posteriore e dell'occipitale, mancata pneumatizzazione dei seni paranasali, mandibola grande, ossa tubulare della mano allargate con corticale sottile, costituite quasi esclusivamente di tessuto spugnoso. Stesso caso, osteoporosi diffusa, canale midollare presente nella porzione intermedia delle ossa lunghe,
dove la corticale è sottile ma visibile, mentre è assente a livello delle distrette metafisarie allargati a clava. Displasia cranio-metafisaria è una osteopatia costituzionale caratterizzata da gravi fenomeni iperostosanti ed addensanti dello scheletro cranio-facciale associati a difetto di modellamento metafisario delle ossa lunghe. La malattia ha una bassa frequenza e si trasmette ereditariamente in modo eterogeneo, con forme autosomico dominanti e forme autosomico recessive. Si manifesta nella prima infanzia. I sintomi principali sono costituiti da macrocefalia, faccia leonina con ipertelorismo e naso allineato alla fronte, ostruzione nasale, mandibola ingrandita, malocclusione dentaria, sofferenza dei nervi cranici, con turbe visive per atrofia del nervo ottico, sordità di tipo conduttivo o percettiva, paralisi facciale da compressione dei tronchi nervosi, allargamento dei distretti articolari, intelligenza normale, statura tendenzialmente bassa. L'aspettativa di vita è buona. La prognosi funzionale è riservata per le possibili complicanze visive, cecità ed uditive. Nel caso più grave, la fisionomia leontiasica può assumere caratteri mostruosi. Nella fase precoce, il quadro radiologico è caratterizzato da sclerosi e iperostosi della base del cranio, estesa alle ossa della volta e della faccia, con mandibola spessita ed allargata. A livello degli arti si rileva addensamento della diafisi e radiotrasparenza abnorme della metafisi senza difetti di modellamento. Nella fase tardiva si ha regressione della sclerosi diafisaria e comparsa di un difetto di modellamento metafisario con caratteristiche immagini a bottiglia, meno pronunciata che nel morbo di Pyne. Displasia cranio-metafisaria. Bambina di 3 anni, testa grande e larga, fronte prominente, ipertelorismo, platirinia, bocca aperta, mento quadrato. Stesso caso, sclerosi ed iperostosi delle ossa del cranio e della faccia, difetto di modellamento metafisario delle ossa lunghe degli arti. Displasia cranio-metafisaria. Bambina di 9 anni, addensamento osseo diploico disomogeneo, più spiccato in sede parietale sinistra e frontale. Ipertelorismo, addensamento e slargamento della mandibola, osteoporosi del polso e della mano con perdita di modellamento delle falangi. Stesso caso, slargamento del collo femorale e della regione trocanterica, difetto di modellamento della metafisi distale del femore e prossimale della tibia, deformità a matrascio. Displasia fronto-metafisaria è una affezione ossea condensante caratterizzata da sviluppo eccessivo delle arcate orbitarie per iperostosi della volta cranica e da difetto di modellamento delle ossa lunghe. Le alterazioni radiologiche iniziano precocemente, ma il quadro clinico si rende evidente solo verso il 10° anno, con faccia grossolana e prominenza abnorme delle arcate orbitarie. Insorge sordità progressiva di tipo misto. Il tronco corto contrasta con la lunghezza degli arti. Lo sviluppo muscolare è scarso. Compare una limitazione dolorosa dei movimenti articolari. La conformazione corporea e di tipo marfanoide. Il quadro radiologico è caratterizzato
da arrensamento moderato della volta cranica, predominante sulla regione frontale, con una iperostosi delle creste sopraorbitarie che sono fortemente sporgenti e conferiscono al cranio, sul radiogramma laterale, un aspetto ad elmetto tedesco. Ipoplasia mandibolare, platispondilia della colonna dorsale, coste assottigliate, ali iliache slargate a ventaglio, diafisi delle ossa lunghe incurvate, talvolta sclerotiche, metafisi allargate a clava per difetto di modellamento metafisario. L'aspettativa di vita è normale. Sono frequenti le infezioni dell'orecchio medio, dell'apparato respiratorio e dell'apparato urinario. La malattia si trasmette con eredità X-linked dominante. Il fenotipo è attenuato nella femmina. Displasia frontometafisaria. Uomo di 23 anni. Marcata prominenza delle arcate sopraorbitarie, con irsutismo sopraccigliare. Micrognatia. Volta cranica adensata con creste orbitarie fortemente sporgenti. Cranio ad elmetto tedesco. Displasia frontometafisaria. Maschio. A 8 anni. Ossa lunghe degli arti superiori lievemente addensate. Omero largo, radio curvo con metafisi distale svasata, ossa tubulare delle mani poco modellate. In età adulta, volta e base cranica addensate, creste sopraorbitarie marcatamente prominenti. Osteodisplastia. È un disordine scheletrico familiare caratterizzato da anomalie craniofaciali e da modificazioni della forma e del contorno delle ossa del tronco, con estrema sottigliezza delle coste e bacino triangolare, e degli arti, con ineguaglianza della corticale ossea e difetto di modellamento metafisario. La malattia è già manifesta nell'età infantile, ma per la diversa espressività fenotipica può essere ignorata sino all'età adulta. A frequenza bassa e familiarità elevata. Si trasmette con eredità X-linked dominante, abitualmente letale nel maschio emizigoto. Il rapporto tra sessi è di un maschio ogni 7 femmine. I sintomi principali sono costituiti da capelli ispidi, fronte alta prominente con marcata sporgenza dell'arcata orbitaria, esoftalmo, orecchie grandi, guance piene, micrognatia con malallineamento dentario, torace stretto con petto escavato, cifo scogliosi, brachimelia rizomelica con arti lievemente incurvati, valgismo del gomito e del ginocchio, mani piccole con dita corte per brevità delle falangi distali, intelligenza normale, ritardo staturo ponderale nell'infanzia con normalizzazione nell'età adulta. Sono frequenti le otite recidivanti ed esiste una particolare predisposizione ai fenomeni artrosici. È facile la distocia per riduzione dei diametri pelvici. Il quadro radiologico è caratterizzato da fontanelle craniche ampie con ritardata chiusura della fontanella anteriore, ispessimento della volta cranica con discreta sclerosi della base e delle mastoidi, ipoplasia della mandibola, corpi vertebrali aumentati in altezza, coste sottili, nastriformi, a spessore ineguale, contorni irregolari ed è corso ondulato o fortemente angolato. Aspetto triangolare del bacino per particolare conformazione delle aree iliache, che sono strette nella loro parte inferiore e si allargano bruscamente in quella superiore. Incurvamento ad S del radio e della tibia. Coxa valga con possibile illustrazione dell'anca.
corticale dell'ossa lunghe di spessore ineguale e profilo irregolare, metafisi svasate, falangi distali delle dita delle mani e dei piedi corte, età scheletrica ritardata. Osteodisplastia, bambino di 6 mesi, fronte alta e prominente, guance e piedi, spalle strette, petto escavato, coste sottili di spessore irregolare, bacino triangolare con ilio stretto in basso e allargato in alto. Stesso caso, ossa lunghe degli arti superiori incurvate, specie le antibrachiali con metafisi svasate, falangi distali delle dita corte, lussazione bilaterale dell'anca con valgismo dei coli femorali. Osteodisplastia, bambina di 6 mesi, fronte prominente, ipertelorismo, guance piene, petto escavato, arti incurvati, coste sottili di spessore ineguale a decorso ondulato, brachitelefalangia del pollice, bacino triangolare, lussazione d'anca sinistra, tibia curva, metafisi slargate. Disosteosclerosi è una sindrome complessa caratterizzata da lesioni scheletriche generalizzate, costituite da difetto di modellamento metafisario, accorciamento e incurvamento delle ossa lunghe, osteosclerosi e fragilità ossea, da ritardo della dentizione permanente con caduta precoce dei denti, da alterazioni cutanee, atrofia maculare, da turbe neurologiche, sindrome piramidale, da bassa statura e regressione psichica. Si trasmette con eredità autosomica recessiva, insorge nella prima infanzia, conduce alla cecità per atrofia del nervo ottico e alla tetraparesi spastica, si complica con frattura. Sul radiogramma le ossa della volta cranica appaiono ispessite e addensate, con possibili immagini tondeggianti di radiotrasparenza. La sclerosi si estende anche alla base e alle ossa facciali. Le coste sono addensate e mal modellate. Le vertebre sono appiattite e diffusamente addensate o delimitate da un orletto sclerotico periferico. Talvolta, nella metà ventrale del corpo vertebrale è presente un addensamento cuneiforme a base anteriore inserito nella cornice sclerotica perisomatica. I nuclei epifisari delle ossa lunghe sono molto densi, con cancellazione completa della struttura spugnosa. Il difetto di modellamento metafisario si manifesta con la caratteristica deformazione a bottiglia delle metafisi, che sono ipertrasparenti, con inclusioni sclerotiche e banda densa sul versante fertile. La sclerosi diafisaria determina la stenosi del canale midollare sino alla completa obliterazione. Le ossa del carpo sono fortemente osteosclerotiche. Le ossa tubulari delle mani presentano una trasparenza trapezoidale a base metafisaria con banda di sclerosi sul versante fertile. Disosteosclerosi. Ragazza di 12 anni. Sviluppo psicofisico normale nella prima infanzia. A 11 anni, astenia e regressione mentale progressiva. Sindrome piramidale bilaterale evolvente verso la quadriplegia. Sclerosi vertebrale. Stesso caso. Regioni metafisarie radiotrasparenti e deformate a bottiglia, con banda radiopaca marginale. Corticale diafisaria ispessita con canale midollare ristretto. Nuclei epifisari sclerotici. Displasia oculo-dento-ossea.
è un quadro morboso, caratterizzato da dismorfismo cranio-facciale, microcefalia con ipotricosi, naso affilato, mento piccolo, anomalie oculari, microftalmia e microcornea con fessure palpebrali corte, oligodontia con ipoplasia dello smalto dentale, sindattilia delle parti molli del quarto quinto dito della mano e del terzo quarto dito del piede, difetto di modellamento osseo. La prognosi è favorevole quad vitam, è abbastanza frequente il glaucoma secondario con possibile cecità. Si distingue una forma mite trasmessa con carattere autosomico dominante e una forma severa trasmessa con carattere autosomico recessivo. Displasia oculodento-ossea. Bambina di 5 anni, capelli sottili e radi, occhi piccoli con fessure palpebrali corte, naso sottile con ipoplasia delle ali nasi, micrognatia, micro e oligodontia, sindattilia cutanea bilaterale tra quarto e quinto dito della mano, femori tozzi per difetto di tubulazione, con metafisi allargate a clava. Sindrome di Schwarz-Lehlek. È una rara displasia scheletrica trasmessa probabilmente con eredità autosomica recessiva, caratterizzata da macrocefalia con particolare conformazione selliforme del cranio, anomalie dentarie, denti soprannumerari spesso inclusi e carie, varismo di grado estremo delle ginocchia, alterazioni ossee di tipo iperostosante e dismodellante, iperfosfatasemia e bassa statura. Si manifesta nella prima infanzia. L'iperostosi cranica può condurre a cecità per atrofia del nervo ottico. Sindrome di Schwarz-Lehlek. Bambino di 9 anni. Macrocefalia con bozze frontali prominenti e infossamento a sella della parte centrale della volta cranica, prognatismo mandibolare, deformità dei gomiti, marcato varismo delle ginocchia, statura centimetri 122. Stesso caso, dilatazione ventricolare in encefalografia gassosa, cranio ispessito in sede frontale e occipitale con vertice insellato, leontiasi delle ossa della faccia, coste larghe e addensate, osteosclerosi della colonna vertebrale e delle sacroiliache.